la governance territoriale in tempo di crisi al centro del dibattito tenutosi nel corso della giornata di apertura della BTO, con la presenza di tante istituzioni che hanno raccontato la propria esperienza e il loro orientamento in fatto di promozione turistica. Nonostante il ruolo centrale del web 2.0 per comunicare i territori, nel corso dell'incontro si è posto l'accento anche sul prodotto turistico, sulle idee per raccontarlo e farlo conoscere in rete, ma non solo. L'importante è avere una strategia, un obiettivo, più strategia meno tattica, fra virgolette. Quindi poi coerentemente i discorsi sul web, se c'è questo tipo di approccio strategico, di attenzione alle persone, e tutti più o meno lo hanno dimostrato con esempi differenti, è ovvio, è naturale che a questo consegua una presenza sul web e in quello che viene chiamato web 2.0, perché lì avvengono ormai e consolidato le conversazioni delle persone. La provocazione iniziale era: quale tipo di governance può essere fatta quando sono scarsissime ormai le risorse e mancano le competenze? È investire principalmente sulle idee. Non servono forse tantissime risorse, ma tante buone idee e buone persone per realizzarle. E tra le regioni particolarmente attente alle idee, alla valorizzazione del prodotto territorio, ma anche alle sfide del Travel 2.0, c'è l'Alto Adige. Sfide di comunicazione turistica digitale alle quali nessuna città, nazione o territorio può oggi sottrarsi in un contesto attuale che vede il 95% dei viaggiatori scegliere e prenotare online le proprie vacanze. La gente oggi sul smartphone vuole vedere cosa è nei suoi dintorni, non conosce più le dimensioni territoriali. Quindi investiremo molto su questi prodotti, però sempre non dimenticheremo che poi il prodotto non è digitale, il prodotto è sempre una realtà che deve poi essere sviluppato sul territorio.